L'esempio luminoso di Cristo muova sempre i passi dei consacrati e delle consacrate oltre le tentazioni della rigidità e della chiusura. È l'invito rivolto domenica da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in occasione della festa della presentazione del Signore, quando cioè i giovani Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio e avvenne il primo incontro tra Gesù e il suo popolo, rappresentato dagli anziani Simeone e Anna. Nella 18ª giornata della vita consacrata il Pontefice ha spiegato che nel sì di quanti hanno abbracciato la chiamata del Signore rivive pienamente quell'incontro tra i giovani e gli anziani, tra osservanza e profezia. Il mistero di questo incontro è animato in modo dinamico dallo Spirito che sempre offre la gioia di camminare in una regola di vita e quelle che apparentemente sembrano essere due sponde lontane, presente e passato, quasi contrapposte, sono in realtà due facce della stessa medaglia che ogni giorno possono offrire lo splendore della testimonianza. Mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce di Dio che parla, che apre, che conduce, che ci invita ad andare verso l'orizzonte. Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, no, per portarlo avanti con le sfide che la vita ci pone, ci dà. Portarlo avanti per il bene delle rispettive famiglie religiose e di tutta la Chiesa. Il tema della vita consacrata, alla quale sarà dedicato in modo speciale il 2015, ha guidato anche le riflessioni di Papa Francesco all'Angelus. Le persone consacrate, ha detto, sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna, profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Ma pensiamo un po', cosa succederebbe se non fossero le suore? Le suore negli ospedali, le suore nelle missioni, le suore nelle scuole. Ma pensate una chiesa senza le suore? No, non si può pensare. Sono questo dono, questo lievito che portano proprio il popolo di Dio avanti. E sono grandi queste donne che consacrano la sua vita e portano avanti il messaggio di Gesù. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di questa testimonianza dell'amore e della misericordia di Dio.